Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Giosef, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti, in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a mercoledì 1 febbraio 2023. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 6 di San Marco, versetti 1-6. Come vi dicevo ieri, inizia quest'oggi il mese di febbraio ed è il mese dedicato allo Spirito Santo, quindi consiglio a tutti di recitare qualche preghiera ogni giorno, la sequenza dello Spirito Santo, il Veni Creato, il Veni Santo Spirito, insomma, delle preghiere allo Spirito Santo ogni giorno. C'è anche il bellissimo atto di consacrazione di San Pio X, insomma, tante preghiere ci sono allo Spirito Santo. Ecco, concentriamoci questo mese proprio in onore dello Spirito Santo. Continuiamo la nostra lettura e riflessione sul testo di Bonhoeffer per la vita comune. Scrive: l'idea e la pratica della discriminazione intellettuale o spirituale fa raffiorare di nascosto la componente psichica e priva la comunione della sua forza ed efficacia spirituale nella comunità, anzi la porta al settarismo. L'esclusione del debole, l'esclusione dell'insignificante, l'esclusione dell'apparentemente inutile da una comunione di vita cristiana può addirittura equivalere all'esclusione di Cristo che bussa alla porta nelle vesti del fratello povero. Perciò qui dobbiamo stare molto in guardia. Sta tutto questo col discorso che abbiamo fatto ieri, no? Quindi non ci deve essere all'interno delle nostre comunità mai nessuna forma di discriminazione, che sia intellettuale, che sia spirituale, cioè io sono più intelligente di te, tu sei spiritualmente più indietro di me, o sei immaturo, o non sei capace, o non riesci, sei un peccatore, tutte queste cose qua. Tutto questo non fa parte di una comunione spirituale, di una comunità spirituale, di una fraternità spirituale. Tutto questo fa parte di una realtà psichica, che con lo spirituale non ha a che fare niente. E questo modo di comportarsi toglie forza ed efficacia, scrive Bonhoeffer, alla dimensione spirituale della comunità e porta al settarismo. Quindi, quando abbiamo visto ieri tutto il discorso che lui ha fatto sull'ordine religioso, le associazioni, i movimenti, era in funzione di questo, ve l'ho già detto ieri, no? Stiamo attenti a non diventare una setta. Perché non è che diventa una setta nel momento in cui ho un santone che diventa un po' il padre padrone di tutti, no? No, non è solo questo, è anche questo. Ma diventa una setta nel momento in cui io escludo. Quando inizia il processo di esclusione, che sia debole la persona, che sia insignificante, cioè io lo giudico insignificante, o che sia inutile, io sto vivendo una setta, una forma di settarismo. Anche se, ripeto, non c'è la figura del santone, vi ricordate, no? Quando io ero ragazzo, mi ricordo questa figura inquietante che era Mamma Ebe. Se andate su internet vedete, no, questa donna che ha la mia età si ricorderà bene, no, di questa figura inquietante, questa donna che aveva fondato questa setta e insomma poi è stata denunciata, insomma tutta una storia terribile, no? Io mi ricordo, c'ho ancora in mente quando in televisione, nel telegiornale passava la sua faccia, no? Una faccia proprio bruttissima e inquietante. E, ecco, non è che ci deve essere un santone, una santona di riferimento, no? Anche può essere, ma questo sistema si va a instaurare anche là dove in apparenza sembra che tutto vada bene.
E purtroppo invece, se noi guardiamo bene come stanno le cose, dobbiamo riconoscere che c'è, ci sono, serpeggiano tra noi questi polloni proprio di tendenza ad escludere, con mille ragioni. E quindi se io escludo, cosa faccio? Io chiudo. Nel momento in cui io escludo, io chiudo. E quando chiudo, ecco la setta. Ecco il settarismo. Nel momento in cui io chiudo, nel momento in cui io escludo, chiudo a chi? A Gesù. Perché quando io giudico qualcuno più debole, quando io giudico qualcuno addirittura insignificante, quando giudico qualcuno inutile, e chi mi dice che è vero? E chi mi dice che io invece sono forte, assolutamente significante e utile? Chi è che me lo dice? E quali sono i criteri per giudicare una persona debole, insignificante e inutile? Per le cose che fa? Per quello che produce? Per quanto si dà alla causa? Per quanto consenso ottiene dalla maggioranza? Sono questi i criteri? Secondo questi criteri, Gesù nella sua vita sarebbe stato giudicato debole o forte? Significante o insignificante? Utile o inutile? Dalla fine che fa, la risposta è servita. Quando noi escludiamo, alla fine crocifiggiamo. Quando non c'è spazio dentro questo, come dire, dentro a una certa strutturazione, quando non c'è spazio per tutti, allora diventa per tutti un problema. Perché non ci dobbiamo mai dimenticare che qualunque movimento, qualunque ordine religioso, qualunque associazione, qualunque forma di vita comune fa parte dell'una santa universale Chiesa Cattolica Romana. Quindi noi, come piccole porzioni di Chiesa, della Chiesa Universale, non dobbiamo mai dimenticare che non siamo a noi stanti, no? Ma siamo sempre parte dell'unica Chiesa, infatti cattolica vuol dire universale. E questo non dobbiamo mai scordarlo. Ed è interessante che proprio lui, che è un luterano, parli di Chiesa universale. Sapete che loro sono molto, cioè si strutturano molto a singole realtà, no? Invece questo richiamo all'universalità è interessante, perché è tipico invece del cattolicesimo. Infatti lui dice ha promessa a tutta la Chiesa. Bello, è vero. L'azione che partecipa nell'azione, alla sofferenza, alla miseria, alla lotta, è la promessa di tutta la Chiesa, è di tutta la Chiesa. Quindi noi partecipiamo a tutta la realtà della Chiesa, sempre. E non dobbiamo mai metterci ad escludere nessuno. In base a considerazioni non rigorose, si potrebbe pensare, scrive, che il massimo pericolo di confondere ideale e realtà, elemento psichico e quello spirituale, si presenti in una comunione di struttura complessa e articolata, come nel caso del matrimonio, della famiglia, dell'amicizia, dove l'elemento psichico di per sé già assume un significato centrale per il costituirsi stesso della comunione. E l'elemento spirituale non è altro che un'integrazione di quello legato alla fisicità e alla psiche. Secondo questo ragionamento, scrive, attenti bene, si avrebbe solo in queste forme di comunione un effettivo pericolo di confusione o di mescolanza delle due sfere, cioè psichica e spirituale, mentre risulterebbe assai difficile se vi si incorre in una comunione di tipo puramente spirituale. Ma questi pensieri si basano su un grosso errore. Sia l'esperienza che la logica interna della cosa, come si può facilmente vedere, dicono esattamente il contrario. Un'unione matrimoniale, una famiglia, un'amicizia hanno una conoscenza molto precisa dei limiti delle proprie energie capaci di creare comunione. Se sono sane, sanno molto bene dove è posto il limite del fattore psichico e dove inizia quello spirituale. Certo.
proprio questi istituti, no? Questo è il matrimonio, la famiglia, l'amicizia. Cioè, lui dice, loro lo sanno bene dove sta il limite, no? Della mia energia per fare comunione, una vera comunione. E sanno molto bene dove finisce la realtà psichica, dove inizia quella spirituale, stando tutto quello che abbiamo detto, no? Conoscono l'opposizione esistente fra una comunione di tipo fisico, psichico e un altro di tipo spirituale, certo, perché lo sentono, lo vedono, no? Costantemente sono sempre insieme e quindi si accorgono. E viceversa, proprio una comunione di tipo puramente spirituale è sempre fatalmente esposta al pericolo di trovarsi inquinata e mescolata con l'elemento psichico. Una comunione di vita puramente spirituale è non solo pericolosa, ma senz'altro anche un fenomeno anormale. Bisogna essere particolarmente vigili e rigorosi quando la comunione spirituale non coinvolge, attenti, la convivenza fisico-familiare o un impegnativo lavoro comune, quando ciò non coinvolge la vita quotidiana con tutte le sollecitazioni cui è esposto l'uomo nel lavoro. Capite? Quando Padre Giorgio vi diceva, state attenti, perché la vita cristiana, la spiritualità, la mistica, da cosa si misura? Io vi dicevo, dall'andare a comprare il latte e il pane. È scritto, eh? Queste cose che ho detto sono scritte da tempo. E lui dice esattamente la stessa cosa. Dice, stai attento perché la comunione spirituale è vera nella misura in cui risponde tutto quello che abbiamo fin qui detto. E poi, non solo, non solo, e poi questa comunione spirituale deve di fatto avere un riflesso, cioè deve coinvolgere la quotidianità. Deve coinvolgere la tua convivenza, le persone con cui stai. Deve coinvolgere il lavoro che fai. Cioè deve coinvolgere tutta la tua persona, tutto l'uomo, tutti gli incontri che fa, tutta la vita che fa e tutte le sollecitazioni che riceve. Allora sì che quanto abbiamo detto della comunione spirituale è vero, cioè dice che quella è una vera comunione spirituale, se nel concreto della vita quotidiana risponde, cioè coinvolge tutte le dimensioni dell'uomo secondo tutte le declinazioni che abbiamo fatto della vita spirituale, della comunione spirituale. Altrimenti, se noi abbiamo una comunione spirituale che è puramente spirituale e non ha nessuna incidenza sulla vita di tutti i giorni, questo è un fenomeno anormale. Ma questo lo dice benissimo, anche Santa Teresa d'Avila. Se voi leggete le opere di Santa Teresa d'Avila, cosa vedete? Esattamente questo. Ma questo lo dicono tutti i santi, dice anche San Giovanni della Croce. Ma non potrebbero dire diversamente. Padre Pio, ma prendete chi volete. Cioè, tutti dicono la stessa cosa. La realtà spirituale deve coinvolgere profondamente la vita quotidiana, in tutti i suoi aspetti. Si sa per esperienza, prosegue, ditemi, uno dice, ma chi lo scrive un luterano? Va bene, dove sta dicendo il falso? Dove sta dicendo il falso? Tra l'altro vi dico anche questo, io nei giorni scorsi ho eliminato alcuni commenti, ho fatto eliminare alcuni commenti. Perché? Non perché io non mi esponga alla critica, no? Qualcuno potrebbe dire, Padre Giorgio, elimina i commenti negativi. Perché non vuole essere criticato? No, guardate, assolutamente. Proprio chi mi conosce sa che non è così. Non è questo il problema. Io elimino i commenti che sono stupidi. Ok? Questi commenti elimino. I commenti che sono proprio senza senso, fuori tema. Innanzitutto, quando io faccio una critica, mi devo guardare allo specchio, no? Cioè, io ho davanti, faccio un esempio, no? Un medico, ho davanti un cardiochirurgo, io non ho nessuna laurea in medicina, io me ne guarderei bene di mettermi a pontificare sul lavoro di un medico. Lo farei
se avessi un dubbio, porrei proprio una domanda molto discreta. E poi, non in un commento pubblico, perché questa è una mancanza importante di finezza interiore. Si vede proprio che c'è uno spirito di polemica, uno spirito insidioso di voler creare confusione. Lo faccio scrivendo alla persona, cioè contatto il dottore e gli dico: scusi, dottore, non ho capito questa cosa, me la può spiegare meglio? E me la spiega. Contattare me è facilissimo, basta che andate sul sito veritatemincaritate.com, lì c'è il modulo di contatto e l'email arriva direttamente a me, non la vede nessun altro, a me. E io rispondo. Addirittura chiamo anche, diversi di voi ho chiamato, quando magari la domanda era un po' articolata, io chiamo, mettetemi dentro il vostro numero di telefono, io vi chiamo. Se non è sufficiente rispondere per email. E io rispondo sempre a tutti. Magari non all'istante, però rispondo. Quando invece vedo questo gusto della polemica, questo gusto di fare il saputello o la saputella di turno, e magari non aver fatto mai nella mia vita un esame di teologia, eccolo, e questi commenti li cancello. E se sono insistenti, blocco. Perché bisogna avere un po' di umiltà. Non ci si può mettere a disquisire di cose che non si è neanche studiato e magari nella propria vita non si è mai letto neanche una volta il catechismo della Chiesa Cattolica da A alla Z. Non è giusto, non è un atteggiamento corretto, non è rispettoso di tutta la fatica che invece ha fatto e fanno coloro che per parlarvi hanno fatto esami su esami su esami su esami su studi. Che non vuol dire che lo parlano solamente loro, no. Vuol dire innanzitutto che hanno la formazione e la preparazione per farlo. E se io non ce l'ho, posso fare domande, certo, ma nel modo e nel tempo e nel luogo opportuni. Non sbandierando una fantomatica finta pseudoscienza che poi non c'è, assolutamente infondata. Infatti, l'intervento che ho fatto su San Tommaso d'Aquino, o meglio, lo spazio che ho dato a San Tommaso d'Aquino, dove lui è intervenuto e ha parlato della, come si chiama lì, della, dei profeti che parlano a nome dei demoni, no? E vi ho letto il 28 proprio del mese di gennaio, vi ho letto tutta la questio della Summa Teologia, ecco, lì si sono smontate tutte le obiezioni che io via via ho letto e che alle volte ho cancellato. Perché vuol dire che uno non ha mai letto queste cose, non ha mai studiate. E si mette a disquisire su cose inutili, quando il tema che stiamo affrontando è ben altro. Io non sto facendo un corso universitario sul luteranesimo, sul protestantesimo. Non sto facendo questo. Io sto facendo una lettura commentata, guidata, di un testo di Bonhoeffer, teologo luterano, punto. E sto commentando il suo testo, non il protestantesimo. Quindi, in milanese si dice o fele fa il tuo mestè, cioè ognuno faccia il suo. Chi è teologo fa il teologo, chi è dottore fa il dottore, chi è alunno fa l'alunno, chi è professore di matematica fa il matematico, punto. Non mettiamoci a invertire ruoli, non facciamo i tuttologi, perché nessuno lo è, e non mettiamoci a fare i sapientoni quando non lo siamo. Stiamo al nostro posto. Ognuno intervenga secondo le sue competenze. E ripeto, se ci sono osservazioni da fare, soprattutto se sono osservazioni di dubbio, o di critica, o di qualunque cosa, le si fa innanzitutto alla persona che può rispondere. Io mi metto a rispondere in un commento su YouTube. È proprio il non luogo a procedere quello, non è il luogo per fare quelle domande. Se ho delle domande da fare, me le scrivete, ma non solamente a me, a chiunque. Non è rispettoso mettersi a fare queste cose qui in un commento su YouTube piuttosto che non so dove, su Facebook o non so dove, perché si innescherebbe un processo di risposta, battuta e risposta, che non ha senso. Io non mi espongo alla polemica, la trovo una cosa sterile e stupida. Se veramente ciò che muove una persona è la ricerca della verità, prende e scrive un'email. Semplicissimo. E adesso mi avvio alla conclusione di questo brano, di questa frase, ma ve la volevo leggere. Si sa per esperienza, infatti, che proprio i periodi brevi di ritiro spirituale sono quelli in cui più facilmente si dà sfogo alla componente psichica.
Niente di più facile che suscitare l'ebbrezza della comunione per pochi giorni di vita comune, e niente di più deleterio per una non patologica e non esaltata fraterna comunione di vita della quotidianità. Quindi stiamo attenti, è vero, noi andiamo a fare il ritiro spirituale, adesso quando torno a casa prego 5 rosari al giorno, vado a messa 5 volte al giorno, faccio i digiuni, faccio qui, faccio là, adesso io tocco il cielo con un dito, dopo 3 giorni sono già in ginocchio. Esperienza, esperienza di tutti. Quindi stiamo attenti che proprio in quei momenti dove io mi ritiro, devo vivere una vita spirituale, devo avere una comunione spirituale, non psichica, con tutte le cose che abbiamo detto. E non devo dare sfogo, non devo suscitare l'ebbrezza, non sono chiamato, vi ho detto 1000 volte, a sentire il cuoricino che batte. Ho trovato la comunità perfetta, ho trovato il movimento perfetto, ho trovato l'ordine religioso perfetto, bravi come quelli non c'è nessuno, santi come quelli non c'è nessuno. Sì, vivici insieme per più di 3 giorni, magari fai 3 mesi, e poi vediamo se è lo stesso parere. Perché ovunque c'è l'uomo, lì ci sono tutte le problematiche che hanno tutti gli uomini. Parole verissime, quelle che abbiamo ascoltato adesso. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica, la Vergine ci protegga. Amen. Se l'ha dato Gesù Cristo, sempre se l'ha dato.